Chiuso definitivamente domenica, il circuito provinciale di corsa campestre con il Cross de Pradasche, andato in scena a Lanzada. Un'occasione che, nonostante il freddo, i tanti appassionati della disciplina non si sono lasciati sfuggire, data l'importanza della gara, valevole per l'assegnazione del titolo provinciale individuale. Un tracciato nervoso che non ha lasciato un attimo di tregua agli atleti, condito da continui saliscendi su un terreno sconnesso, che non ha reso loro vita facile. Ad aprire la competizione nelle categorie assolute, al via della prova maschile dai 6 km, il più forte interprete della disciplina, in primis il diavolo rosso Marco Leoni ed il mezzofondista Graziano Giugnoni. Fin dalle prime battute è stato testa a testa fra i due corridori, col passare dei giri è stato poi Leoni a mettere la freccia ad incrementare sempre più il vantaggio, conquistando la vittoria del titolo provinciale senior. Alle sue spalle Davide Pivatti, terza piazza per Giugnoni, che ha conquistato il titolo provinciale nei Master 40. Subito dopo è stata la volta della categoria femminile con la prova da 3 km. In questo caso prendere subito il largo è stata la camuna Valentina Belotti, che si è imposta mettendosi alle spalle Lorenza Combi e Cinzia Giugnoni, a cui è andato rispettivamente il titolo nelle Master 40 e nelle Master 45. Tra le senior il successo è andato a Arianna Oregioni. Tra le promesse la vittoria è andata a Stefano Abete, mentre fra gli junior il primato è andato a Luca Cantoni e Giulia Ronconi. Per la categoria allievi, vittoria per Luca Molteni ed Eleonora Fascendini. È stata poi la volta dei più piccoli, dalle categorie promozionali, per poi passare agli esordienti ragazzi e cadetti. In questo caso nessun titolo provinciale, magari comunque combattute fino all'ultimo metro per contendersi la vittoria. Tra gli esordienti a spuntarla sono stati Leon Bordoni e Maria Gusmeroli, tra i ragazzi Nicola Fumagalli e Anna Tosarini, mentre nella categoria cadetti i protagonisti sono stati Yuri Guerra e Cristina Molteni. A livello societario, il Memorial Gianluca Strada è andato al CSI Morvegno, davanti al GP Santi Nuovo Logno e al GP Varchiavenna.